Mese voi comune che servo, così fate anche voi. Oh Gesù, noi vogliamo imparare la lezione da te e ti adoriamo, perché per questo Dio ti ha esaltato e ti ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, per cui il cielo, la terra e gli inferi si prostrano davanti a te e proclamano che tu sei il Signore, che tu sei Yahweh, perché tu sei umiliato, ti sei umiliato. Signore, fa che noi impariamo a imboccare la tua via, perché non c'è altra via per raggiungere te e la salvezza. O Gesù, ti adoriamo nella tua umiliazione sull'altare. Tu, creatore del cielo e della terra, per servirci ti sei fatto ostia, pane, poco pane, ti dai a ciascuno di noi, senza discutere se siamo buoni o cattivi, per trarci a te. Ti distruggi quasi in ciascuno di noi una sacra specie, per darci la tua vita. Un servizio così è inimmaginabile, ma tu distruggi, perdi la tua vita per noi, perché noi in te ritroviamo la vita. Quale lezione la tua, Signore, ma noi siamo duri a comprendere. Apri la nostra mente, apri il nostro cuore. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che io vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Signore, tu alla vigilia della tua passione e morte lavasti i piedi ai discepoli e poi desti un comandamento: come ho fatto io, così fate anche voi. Lavare i piedi, stare ai piedi dell'ultimo. Non ai piedi dei grandi, non ai piedi dei puri e degli immacolati, ma ai piedi di tutti. Signore Gesù, tu lavasti i piedi anche a Giuda. Tu umiliasti davanti a Giuda e hai detto: come ho fatto io, così fate anche voi se volete essere i miei discepoli. Com'è dura questa lezione, Signore, che distrugge la nostra superbia, ma tu vuoi la distruzione di ogni personalità. Vuoi la distruzione di ogni superbia, perché vuoi edificare l'uomo nuovo ad immagine tua e sulle cellule nostre, sulle macerie nostre, che tu edifichi la nuova umanità, il nuovo uomo che prende forma da te. Signore Gesù, fa che noi impariamo questa lezione, perché lì va di mezzo la vita. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Noi non vogliamo perdere la nostra vita, vogliamo salvarla. E allora l'unica strada è quella dell'abnegazione, della rinuncia, del rinnegamento ai propri diritti, ai propri privilegi, alla propria personalità, alla propria immagine, e stendere per terra la nostra personalità, metterci un catino in mano e lavare i piedi ai fratelli, servire il fratello. E questo cominciando dal primo: chi è il primo tra di voi si faccia l'ultimo. Gesù, questa è la lezione ultima che tu hai dato ai discepoli, questo è il testamento che tu hai dato a noi. Ti chiediamo, Signore Gesù, di comprendere questo testamento, e allora noi saremo guariti dai nostri peccati, saremo guariti dalla nostra superbia, dal nostro orgoglio, dalla nostra ira, dalla nostra trigia, dalle nostre pretese, da tutto ciò che noi desideriamo, perché l'unica via è quella dell'abnegazione, della rinuncia
e dell'amore fraterno, reso in umiltà a tutti. Lode e gloria a te, Signore. O Gesù, dopo questa lezione che tu ci hai dato, vogliamo tornare a te, che sei qui in mezzo a noi. Cos'è il nostro Dio? Cos'è la nostra vita? Noi benediciamo il Padre che ti ha dato a noi. Se non avessimo te, noi saremmo ancora nel buio, saremmo sperduti nel deserto, in cerca di qualcuno che ci salvasse. E benediciamo per questo il Padre tuo, il Padre nostro, che ti ha inviato in questo mondo e ti ha dato a noi come guida non tanto esterna quanto interna. Tu ci hai preso con te, ci hai assunti in te, hai fatto di tutto noi il tuo corpo mistico, e ci hai donato in te la vita che tu avevi dal Padre. Ci hai donato la tua vita che in questa fase di viaggio è una vita di sacrificio. Questa è la vita che tu ci hai donato, e soltanto nell'ultimo stadio sarà una vita di felicità e di gloria. Signore, noi che partecipiamo della tua vita dobbiamo accettarla come tu ce la dai, perché questa è la tua vita. E possiamo dividere la vita, accettarla una parte e non un'altra. La tua vita è una. Signore, fa che accettando la tua vita noi accettiamo in questa prima fase di passare attraverso gli stadi di sviluppo della tua vita che hai donato a noi, attraverso la passione, la morte, l'umiliazione, per poi godere la vita eterna nella gloria, perché questo è il disegno del Padre, di essere conformi a te, conformi nell'ignominia, conformi nella gloria. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Il Signore ci dà questa parola. Il luogo eccelso e santo io dimoro, perché io sono l'alto e l'eccelso, ed ho una sede eterna, e il mio nome è santo. Ma io sono anche con gli oppressi e gli umiliati. Io sono qui per ravvivare lo spirito degli umili, per rianimare il cuore degli oppressi. Io non voglio discutere con voi, non voglio essere sempre in discussione, altrimenti davanti a me verreste meno, verrebbe meno lo spirito e l'alito vitale che io vi ho dato. Ecco, io ho visto le vostre vie, voi vi siete allontanati da me, io vi ho percossi, vi ho nascosto il mio volto, ma adesso io vedo le vostre vie e voglio risanarvi, voglio guidarvi e offrirvi consolazioni. E a voi afflitti io dico, pongo sulle mie labbra la pace, e dico pace lontani e pace vicini, io vi guarirò. Grazie Signore, perché tu ci tratti da bambini, tu ci hai percossi, ci hai umiliati, ma tu sei il nostro Dio, tu scendi dall'alto, dal luogo eccelso dove abiti, e sei con gli umili, gli oppressi, gli umiliati, con coloro che riconoscono la propria miseria e alzano le braccia a te. Tu non vuoi discutere con noi, ti sei allineato con noi, ci hai percossi, ma adesso tu, nella tua misericordia, ci vuoi guarire, ci vuoi consolare, ci vuoi dare la pace. E noi da te riceviamo questa mattina la guarigione e la pace. O Gesù, ti abbiamo ricevuto nel santo sacramento dell'Eucaristia. Questo sacramento è il sacramento di guarigione. Il sacerdote
subito dopo la consacrazione ha pregato per tutta l'assemblea perché si sprigionasse una forza di guarigione dal tuo corpo e dal suo sangue presente sull'altare. E poi, dando a ciascuno la comunione, ha pregato questo corpo sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Signore, io ti chiedo che tutti questi miei fratelli aprano il cuore alla preghiera sacerdotale, perché il sacramento guarisca tutti. Signore, se noi ci aprissimo a te nella Santa Messa, che è sempre messa di guarigione, come avviene altrove, tanti sarebbero guariti. Signore, tante guarigioni avvengono proprio tra la consacrazione e la comunione. Quante guarigioni! Signore, ti chiedo in questo momento che tutta l'assemblea si apra all'ondata di guarigione, al flusso di guarigione che scende dall'altare proprio subito dopo la consacrazione e investe l'assemblea e raggiunge ciascuno nel momento della comunione. Signore, ti chiedo che questo flusso venga recepito in modo che non ci sia bisogno di ulteriori preghiere, perché già tu guarisci, come avviene altrove, avvenga anche qui. Che dopo la comunione tante guarigioni siano state operate e proclamate. Signore, ti chiedo che dopo la comunione i ciechi vedano, i sordi odano, quelli che hanno la stampella debuttano, quelli che sono ammalati di diverse malattie dicano: grazie Signore perché mi hai guarito. Signore, ti chiedo con istanza che comprendiamo la forza di guarigione che procede dall'Eucaristia nel momento in cui c'è l'Eucaristia là sull'altare, subito dopo la consacrazione e nel momento della comunione. Quello è il momento delle guarigioni spirituali, delle guarigioni fisiche. Eppure noi non vediamo tante guarigioni. Questo flusso non scende, questa preghiera non attracca nelle anime e la gente si avvicina e abbocca l'Eucaristia come se non abboccasse in quell'Eucaristia la propria guarigione fisica e spirituale. Ed è per questo che l'Eucaristia non produce l'effetto di guarire, liberare, consolare. Signore, ti chiedo, apri gli occhi, apri l'intelligenza, apri il cuore di tutti i fedeli, i quali si avvicinano all'altare, i quali nella messa dovrebbero essere guariti, non qui. Le guarigioni dovrebbero avvenire durante l'Eucaristia, non qui. Signore, fa che i nostri occhi si aprano, i nostri cuori si aprano a ricevere le guarigioni eucaristiche, le liberazioni eucaristiche, le consolazioni eucaristiche, prima che qui si riceve la liberazione per via carismatica, per via di supplica, per via di intercessione. Lode e gloria a te, Signore. Grazie, Signore, per la presenza del tuo Spirito, perché io questa parola ce l'avevo nella Scrittura. Questo popolo mi ascolta con le orecchie e mi loda con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me. Signore, tu ci dici che dobbiamo ricevere te nel cuore, che il nostro cuore dobbiamo offrirlo a te nel momento in cui tu vieni innalzato e la tua parola viene proclamata, perché è la tua parola che guarisce, è dalla tua parola che viene lo Spirito dentro di noi,
se noi apriamo il cuore a te e ti riceviamo con l'amore nel cuore, allora tu opererai meraviglie, come dice il nostro sacerdote. E questa parola, Signore, tu me l'hai data nella Chiesa, e io ti lodo e ti benedico, Gesù, perché la tua presenza è sempre viva in mezzo a noi. Grazie, oh Signore. Signore, questo è un momento di prolungamento della Santa Messa. Qui ancora siamo nella Santa Messa. Gesù, guarisci questi nostri fratelli. E voi, fratelli e sorelle, gridate Gesù in questo momento, invocate la forza della sua potenza, che guarisce. Gridate, corpo di Gesù, sangue di Gesù, guariscimi. Presentatevi a Gesù, fratelli e sorelle, aprite le vostre piaghe dell'anima e del corpo e credete che Egli vi possa guarire. Egli è lo stesso che passava per la Palestina, quanti lo toccavano guarivano, quanti Egli toccava guarivano. Signore, noi ti tocchiamo con la nostra fede, ti abbiamo ricevuta nell'Eucaristia, guarisce la nostra mente, il nostro cuore, la nostra povera carne. Signore, ti offriamo tutte le nostre malattie, la malattia degli occhi, la malattia delle orecchie, la malattia del collo, la malattia del petto, la malattia di tutti gli organi nostri. Gesù, 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 guarisci, tu sei la guarigione, la vita. I ciechi vedono, i sordi odono, i morti risuscitano, e a tutti annunziata, tutti i poveri, la lieta novella. Gesù, tu sei la buona novella del Padre, tu sei la vita. Alleluia. Guardate a lui. Gesù, 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 Gesù. Gesù, guariscimi dall'incredulità. Gesù, guariscimi dall'egoismo. Signore, perché hai bloccato il male che era nel mio seno e che si estendeva anche al braccio. Grazie, Signore, perché stai toccando questo mio seno, stai toccando questo mio braccio e il male scomparisce. Grazie, Signore, perché stai toccando il timpano che era malato e io ci sento meglio.
Grazie Signore perché stai toccando il mio occhio arrossato e io ci vedo chiaramente. Grazie Signore perché hai toccato il mio addome dove c'era un mare oscuro. Grazie Signore perché hai toccato il mio inguine dove serpeggiava una malattia. Grazie Signore per tutto questo che stai facendo. Grazie Signore perché stai toccando il mio polmone dove si è annidata una macchiolina. Grazie Signore perché stai toccando il mio cuore dove le coronarie funzionano poco. Grazie Signore perché io mi sto offrendo a te e tu stai portando la pace nel mio cuore. Grazie Signore perché stai venendo nella mia casa a portare la riconciliazione. Grazie Signore perché stai operando proprio in questo momento. Oh Signore, grazie, grazie sempre. Tu sei la nostra guarigione, tu sei la nostra consolazione, tu sei la nostra vita. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore perché stai toccando tanti dolori in tante parti del corpo. Grazie Signore perché stai toccando una gamba e un piede. Grazie Signore perché una forza di guarigione sta uscendo da questo altare e sta invadendo tutta la sala. Grazie Signore, ti benediciamo e ti glorifichiamo. Lodi, gloria, onore a te Signore. Fratelli e sorelle, adesso continueremo in chiave personale, ma siccome ci sono stati tanti che sono stati toccati dal Signore, chi si è sentito veramente però toccato dal Signore da qualche organo del corpo o nello spirito o nel cuore, chi ha sentito una cosa nuova venire in sé, alzi la mano. Avanti, vediamo, fai la conta di quanti il Signore ha toccato. Poi se qualcuno vuole testimoniare, può testimoniare nella fase successiva, quella che subito verrà dopo, cioè la lode personale. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo e adesso, Signore, ti presentiamo l'olocausto del nostro amore. Noi ti amiamo, Signore Gesù, e perdonaci tutte le nostre colpe. Perdonaci tutte le offese che noi facciamo a te e ci facciamo tra di noi. Perdonaci, oh Signore, perché la prima grande guarigione è il perdono che tu ci dai e la pace del cuore. Lode, gloria, onore a te, Signore. Possa veramente il Signore illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti e la sua efficacia nella forza che Egli ci manifesta. Egli è il Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso, fratelli e sorelle, continuiamo a lodare Gesù, perché Gesù merita di essere lodato e benedetto per quelle che Egli dice e quelle che Egli fa. Non sapete che le mie parole sono spirito e vita? Non sapete che le parole che il Signore dice sono spirito e vita? Credete o non credete? Dite sì Signore, io credo che Tu hai parole di vita eterna. E le tue parole sono spirito e vita per chi crede e li riceve. Lode e gloria a te, Signore. Grazie, Signore Gesù. Preoccupatissima. C'è un testo del profeta Amos 5, 14, 15. Signore, li chiama a fare giustizia e il Signore lo ammonisce. Cerca il bene e non fare il male. Se vuoi vivere, odi il male e ama il bene, e gli stabilisce nel tribunale la giustizia. Forse il Signore, tuo Dio, avrà pietà di te. E per un uomo ti è invitato a rettificare e a rendere giustizia al fratello che ha leso.
E adesso, fratelli e sorelle, supposiamo il buon Dio per tutti quelli i quali si sono rivolti a questa comunità del giovedì. Perché continuiamo a pregare adesso per tutti. Intanto qui ci vengono dalla sala alcune segnalazioni. Il Signore guarisce un uomo dall'intero dal collo e sotto la scella. Poi c'è un'altra segnalazione che viene dalla sala. Il Signore guarisce un tumore alla vaia del sinistro. Grazie, Signore. E ancora il Signore guarisce ciste di una mano, di un uomo. Grazie, Signore. Il Signore, anche queste segnalazioni, sono seguite davvero da regioni. Benedici intanto, Signore, ti raccomandiamo tutte le vostre care sorelle e sorelline che sono afflitte da varie malattie, in particolare la figlia della nostra sorella Tassini, che è anoressica. Signore, nascere una sorella sia. Poi una nostra ragazzina di medicina, Signore. E io in questo momento raccomando al Signore tutti i proprietari, tutti i propri conoscenti, perché il Signore non accorcia la sua mano. Signore, guarisci, guarisci i nostri figli, le nostre figlie. Signore, è tempo di influenza. Tante persone sono affette da influenza di questo virus. Chiediamo, Signore, di debellare questo virus, di distruggerlo in modo che le nostre case non siano più infestate da questo virus. Salve soprattutto i nostri bambini che sono più esposti a questo virus. Signore, oggi sono abbi pietà dei vostri figli, delle vostre case, liberici da questa malattia. Signore, visita il nostro ospedale in questo momento. Tutti gli ammalati terminali siano assistiti da te, abbia le grazie del mio buon passaggio. Signore, ti preghiamo per tutti quelli che sono in rianimazione, perché siano svegliati dal sonno. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti quelli che vengono oggi al pronto soccorso, perché siano subito così aiutati gli incidenti che hanno subito e che subiranno dentro oggi. Signore, salva la vita di tante persone in pericolo. Signore, ci sono tante persone al civico, in diverse reparti. Visita, Signore, questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, vigenti, negli ospedali cittadini, al clinico, al policlinico, al cervello, all'idrasia, a Milosavia, in tutti gli altri cliniche private. Signore, opera in mezzo a loro, fa che credi l'impegno e la potenza del tuo braccio. Visita, Signore, le nostre case, dove abbiamo tanti malati. Visita le nostre case, Signore, porta la pace, la serenità, la tranquillità e la guarigione. E adesso guardaci, Signore, un po' tutti siamo ammalati. Guariscici nella mente, nel cuore, nell'anima, nel corpo. Guariscici, Signore, le nostre malattie spirituali. Ti offriamo il nostro cuore, Signore, il nostro cuore malato. Guariscilo, Signore. Guariscici, Signore, dalla superbia. Dite, guariscici, Signore. Guariscici, Signore, dalla lussuria. Guariscici, Signore, dall'ira. Guariscici dall'invidia, guariscici dalle gelosie, guariscici dalla malalingua, guariscici dalla gola, guariscici dall'avarizia, guariscici dall'indolenza, dall'ignavia, guariscici dalla tristezza,
Signore, ci presentiamo tutti noi, ci presentiamo a te, siamo il tuo popolo, Signore, noi visibilizziamo te, crocifisso, dalle tue piaghe esca ancora la forza arcana di guarigione, soprattutto dal tuo cuore esca una forza di guarigione spirituale per tutti noi malati, guarisci, suo Signore. E le sue fratelli e sorelle portiamo Gesù in processione. Guardate a Lui, guardiamo tutti a Lui, Lui è la nostra vita, Lui è la nostra vita, le sue mani sono piene di grazie, chiediamo con fede e queste grazie scenderanno nei nostri cuori, nei nostri corpi. Tu scruti quando c'è dentro di me di cattivo, tu scruti quando c'è di me, c'è in me nella mia casa che non appartiene a te, ma la tua misericordia è infinita, Gesù, non è esaurita la tua misericordia, abbi compassione di me. Abbi compassione del mio stato, abbi compassione di mio padre e di mia madre, abbi compassione dei miei fratelli, delle mie sorelle, abbi compassione della mia casa, quante malattie, quanti rovesci, quanti problemi ancora non risolti. Il passato mi fa paura, ma soprattutto il futuro, Gesù.
tutto sei tutto per noi. O Gesù, abbi compassione di noi, il tuo cuore si apre alla nostra miseria, alla nostra angustia. Noi non ce ne andremo a casa, Signore, se tu non ci benedirai, se tu non ci darai la grazia che noi attendiamo. Gesù, abbi compassione di noi. Gesù, 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 gridiamo a Gesù tutti, gridiamo a Gesù, 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 fammi grazia Gesù, con la fede della cananea che gridava, mia figlia è malata, gridiamo Gesù, fammi grazia Gesù, fammi grazia Gesù, Gesù, abbi compassione di me, abbi compassione della mia famiglia. Gesù, perdona il mio peccato, perdona il mio peccato, perdona mio Signore, ti ho offeso mia madre e tua madre, ti hanno offeso i miei figli, perdona mio Signore, e adesso benedici mio Gesù, benedici la mia casa, benedici i miei figli, benedici me, oh Signore, e fa che io porti la tua consolazione dentro di me a tutti quelli che incontrerò questa mattina. E adesso, fratelli e sorelle, guardate Gesù, guardate Gesù, una forza arcana di guarigione ancora scende da lui, una forza arcana di liberazione per gli oppressi, per i prigionieri, esce da lui, una forza misteriosa di consolazione, sentite scendere nel vostro cuore, è Gesù il Salvatore che parla, è Gesù. Oh Gesù, noi crediamo in te, figlio di Dio. Oh Gesù, tu sei il Signore, in quest'ostia noi ti adoriamo, sei il Signore, tutto dipende da te. Gesù, 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 vieni a casa mia, entra a casa mia Gesù, aggiusta la mia casa Signore, entra a casa mia Signore, ed entri la salute, entri la salvezza, entri la tua benedizione. Signore Gesù, comanda tutte queste malattie di allontanarsi dalla nostra città, comanda l'influenza di disintegrarsi e di andare lontano, comanda tu a tutte le malattie di allontanarsi da questa tua città, che riceviamo per Maria nostra madre, patrona della città, e per Santa Rosaria nostro padrone. Amen. Amen.